Ciao a tutti, benvenuti o bentornati in questo nuovo video Storytime. Dal suggerimento di un mio follower parlerò delle persone possessive. E le persone possessive non sono solamente fidanzati e fidanzate, ma anche familiari, amici, colleghi e quant'altro, ovvero sono quelle persone che desiderano avere l'esclusiva. E non tollerano l'idea che il loro partner, il loro collega, la loro collega, eccetera, abbia altre amicizie o contatti all'infuori di questa persona possessiva. Hanno una grande mania del controllo, tanto da diventare soffocanti. Controllano i social in maniera ossessiva e se vedono qualcosa che non va, sono anche capaci di fare menate per ore e ore, ma perché? Ma per come? E non è raro che lanciano ricatti morali. Ecco, ma tu non mi vuoi bene, ma tu non sei una mia amica, ma tu non sei una buona collaboratrice, eccetera, eccetera, eccetera. A me è capitato di avere a che fare con delle persone possessive, sia in campo sentimentale, sia in campo delle collaborazioni, sia in campo lavorativo. Ho avuto a che fare con queste persone. Secondo me bisogna prestare attenzione ai primi campanelli d'allarme, ovvero quando danno troppe attenzioni, perché molto spesso le persone possessive danno un sacco di attenzioni anche non richieste, fanno regali anche non richiesti, per poi agire con il ricatto morale, perché dicono: ma con tutto quello che ho fatto per te, e ma con tutto quello che ti ho dato, e via discorrendo. A me è successo con una collaborazione, io appunto ero andata in un luogo dove voleva andare anche questa persona e mi ha fatto una menata allucinante dicendo: ma tu vai con altre persone. Dopo poco tempo ho mandato a stendere la persona possessiva perché io proprio non tollero questo genere di comportamento. Ogni persona è libera di fare quello che vuole e non è controllandola e facendo appunto la possessiva che ottengo la sua stima e il suo rispetto, anzi la si induce a fare le cose di nascosto e anche a prendere le distanze, perché io appunto dalle persone possessive prendo le distanze, vado in retro Satana proprio, via via, perché proprio non le sopporto. Io mi voglio sentire libera di andare con chi voglio, di fare quello che voglio. Quindi anche i consigli non richiesti, perché loro si sentono in diritto dovere di mettere becco nella tua vita, vita lavorativa, vita privata e così via. Ma che cosa vuoi? Ma io ho un cervello pensante, sono nel pieno delle mie facoltà mentali e quindi io sono in grado di prendere le mie decisioni. Ma non esiste proprio che devo stare dietro a te. Certo, un consiglio può essere gradito, è un altro punto di vista, ma la decisione finale spetta sempre a me. Quindi anche essere continuamente controllata sui social non è bello. Io avevo anche un'amica ipercontrollante, è stata mandata via in 448 perché veramente era pesante. Si fanno sentire tutto il giorno, tutti i giorni. Io ho anche altro da fare, anzi adesso ho deciso di pubblicare meno storie, di utilizzare meno WhatsApp per concentrarmi su me stessa e per la mia vita reale, non la vita virtuale. Certo, io adoro creare contenuti e quant'altro, però cerco di non mettere in pubblica piazza tanti dettagli della mia vita, la mia vita privata, la mia vita sentimentale, eccetera, 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 perché voglio evitare appunto le rotture di scatole da queste persone possessive. Possono essere possessive anche le mamme, i papà, i fratelli, eccetera. E lì la situazione diventa un po' più complicata anche perché del partner e degli amici ci si può liberare più facilmente, ma districarsi da una madre, districarsi da un fratello, da una sorella è ben più complicato. Però appunto bisogna far capire loro che si ha una propria vita e deve bene prendere le decisioni in autonomia, senza bisogno del loro continuo controllo e del loro continuo possesso, anche perché le persone possessive fanno veramente tantissime scenate, ma scenate per stupidaggini, perché
una persona che mi fa una sceneggiata per una cosa alla quale io nemmeno ci penso, dico: ma tu hai qualche tara mentale, vai, perché non ho davvero tempo ed energia da dedicare a te e alle tue stupidaggini. Adesso mi hai stufato. E quando poi io prendo queste decisioni, non c'è più verso. Infatti, anche questa persona, quando ho deciso di chiudere l'amicizia, continuava a rompere l'anima e sui social, eccetera, eccetera. Cioè, veramente. Era una presenza pesantissima nella mia vita e ho dovuto allontanarla perché è troppo possessiva. Inoltre, le persone di questo genere vogliono entrare proprio nella vostra vita in tutto e per tutto, venire a casa vostra, conoscere le vostre abitudini, conoscere i vostri amici, conoscere i vostri partner. Ma perché? Per avere ancora di più il controllo sulla vostra vita. Ma non è perché siete voi e Tizio e Caio sempre hanno, perché è proprio il loro carattere, la loro natura. Queste persone devono lavorare su loro stesse, sulla loro sicurezza, perché una persona dannatamente possessiva è molto insicura. Ci sono passata anche io quando ero più piccola, poi crescendo ho detto: ok, Gianna, lavora su te stessa perché così non puoi andare avanti, anche perché essere persone possessive non fa sicuramente vivere bene, fa venire un sangue amaro che non finisce più, perché dover controllare tutto e tutti comporta un dispendio energetico notevole. Meglio veramente vivi e lascia vivere. Lo so che è una frase fatta, però in questo caso è azzeccatissima, perché appunto vivi e lascia vivere. Proprio basta, rilassati, non puoi controllare tutto, non c'è bisogno. Una persona, se ti vuole bene, sta con te, ti dedica del tempo, non c'è bisogno che glielo chiedi o stai continuamente addosso. Non c'è bisogno di fare il terzo grado per sapere che cosa fa. Spesso te lo dice anche da sola senza che tu le porgi una sola domanda, non serve. E poi, appunto, ben sapete, se mi seguite da tempo, che io odio i ricatti morali e, appunto, quando una persona magari mi fa un favore non richiesto per poi presentarmi il conto dopo, gli dico: sì, ma io non te l'ho chiesto, quindi non mi rompere. Va bene, si allontana, ti ringrazio, mio signore, veramente. Cara Grazia, che me l'hai tolta di torno, davvero. Insomma, voi che esperienza avete avuto con le persone possessive? Come avete reagito? Le avete allontanate? Avete fatto capire loro che non era il caso? Ci siete riusciti? Fatemelo sapere nei commenti e ci vediamo al prossimo video.